Poi nei centri sociali capita che arrivino degli artisti importantissimi, e di questo anche vi vogliamo parlare. Vogliamo parlare di quello che forse è uno dei poeti più importanti che oggi c'è in Italia, Nanni Balestrini. Nanni Balestrini ha inaugurato, poeta, scrittore, l'autore di Vogliamo Tutto, questo è il titolo forse più noto di Nanni, che ha inaugurato con un'opera di poesia e di videoarte, quella che è certamente l'occasione artistica più importante oggi al mondo, cioè Documenta Kassel in Germania, e con questo Tristan Oil, di cui adesso vedremo un pezzo, la data successiva è stato proprio Sale Doc, che è un altro spazio prima occupato, adesso in convenzione, che nasce dall'esperienza dei centri sociali di Venezia. Ma prima di passare a questo video, siccome noi parliamo di Balestrini anche per un'altra strana coincidenza che abbiamo scoperto solo poco tempo fa, e cioè che a me è venuto in mente solo poco tempo fa, quando Balestrini tornò in Italia dopo essere stato costretto all'esilio in Francia per un'inchiesta da cui poi sarà assolto, l'inchiesta 7 aprile, pubblicò presso Becco Giallo il suo primo libro di nuovo italiano, e questo libro era una parte delle avventure della signorina Richmond. Balestrini è diventato noto al grande pubblico proprio con questa serie, Le avventure della signorina Richmond, che uscivano, guarda caso, su un giornale, su un settimanale, poi mensile di fumetti, che era Linus, allora diretto da Oreste Del Buono. E allora, prima di farvi vedere il video al sale di Nanni Balestrini, io vorrei leggervi una delle poesie che erano dentro la raccolta delle avventure della signorina Richmond, perché evidentemente se tanti fili si uniscono, vuol dire che il suo senso c'è. E ne ho scelta insieme con gli altri autori di questa trasmissione una particolare che parla proprio della cultura dei nostri giorni, scritta 20 anni fa, sembra scritta oggi, e si chiama C'è chi loda il letamaio. Qual è il segno culturale del nostro tempo, il bello di cattivo gusto, cioè la merda, le belle pubblicità di merda, i begli abiti di merda, il bel erotismo di merda, le belle barche di merda, i bei romanzi di merda, il bel giornalismo di merda. Vedi che la completate voi, i bei talk show di merda, insomma tutti i belli super professionali di merda, prodotti dalla cultura spettacolo di merda, con quella incancellabile e richiesta vena di cattivo gusto, cioè di merda. Diciamo la cultura dei professionisti di massa di merda, che lavorano per le masse di merda. È difficile, diciamo noi, disobbedire al proprio tempo. Ci sono tempi che danno licenza di buon gusto e tempi di merda che la tolgono, e chi contravviene alla merda, se va bene, sarà apprezzato dai posteri. Oggi i buoni professionisti della merda, selezionati dai grandi media di merda, sanno mettere insieme colori, immagini di merda, luci, effetti di merda, tridimensionali, belli, bellissimi, sanno organizzare i bei dibattiti sadomaso di merda, le belle inchieste tutto ritmo e suspense, ma mettendoci quel tanto di cattivo gusto, cioè di merda, che hanno coltivato invece che soffocare per piacere allo spettatore massa di merda. E senza un po' di cattivo gusto, cioè di merda, oggi si campa male. A noi tocca vivere nella cultura spettacolo di merda, del bello di cattivo gusto, cioè di merda, ben retribuiti e puniti ogni giorno dalla fama di merda. È difficile disobbedire al proprio tempo di merda, non curarsi del suo segno culturale di merda. Oggi uno che non ha successo perché guarda in alto e comunque non nell'etamaio, non viene guardato dalla merda come un'intelligenza esigente, come il portatore di una grande ambizione, ma come un corpo estraneo alla merda. Vivere in sintonia con la cultura di massa di merda e vivere nel migliore dei mondi di merda oggi possibile. È quasi impossibile sottrarsi alla cultura del proprio tempo di merda. I compensi agli intelligenti perché producano merda per i rozzi e volgari sono ottimi, e tutti più o meno ci siamo adeguati
alla merda.